Sigla. Allora, oggi finalmente posso parlare di un film che avrei voluto recensire già settimana scorsa, però non ho avuto tempo perché ero recuperato venerdì e poi nel weekend non ci sono stato, per cui eccomi qui a recensirlo solo adesso, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. E ammetto che riponevo non poche speranze in questo film perché c'erano molte cose che mi incuriosivano a partire dall'attore protagonista, ma molti di quelli che avevamo visto in anteprima settimane fa non ne stavano parlando benissimo, anzi pare che il film avesse deluso non poco. Io però tendo a non dare troppo credito alle critiche ad un film che non ho ancora visto, perché spesso e volentieri quando lo visiono a mia volta mi ritrovo a essere in disaccordo nel bene o nel male. Ad esempio Everest, uscito di recente, era stato massacrato pressoché da tutti quelli che lo avevano visto al Festival di Venezia, era stato presentato fuori concorso, come peraltro è successo anche al film di cui sto per parlare, e io invece guardandolo mi sono reso conto che non era affatto male come dicevano. Certo, non un capolavoro, ma comunque alcune idee interessanti ero riuscito a trovarle. E quindi sto parlando di un film del 2015 per la regia di Scott Cooper ed è Black Mass, l'ultimo gangster. Allora, anche questo film quindi è stato presentato fuori concorso allo scorso Festival di Venezia e aveva deluso tantissimo il pubblico. Innanzitutto chi è Scott Cooper? È un attore diventato poi regista che si è contraddistinto negli ultimi anni per aver diretto principalmente due film: Crazy Heart, che è valso quando uscì l'Oscar per il miglior attore protagonista Jeff Bridges, riabilitandolo nella carriera che aveva preso una china non bellissima, lui era caduto in una spirale di alcolismo che lo stava distruggendo, e poi l'anno dopo Crazy Heart è stato ricandidato come attore protagonista non vincendo per il grinta dei fratelli Coen, e negli ultimi anni lo abbiamo visto molto spesso sul grande schermo, mentre invece precedentemente era abbastanza scomparso. Non so se lui si sia poi liberato del suo problema con l'alcol, ma sta di fatto che la sua carriera ha subito una nuova impennata. A me questo fa piacere perché io adoro Jeff Bridges come attore. E poi Cooper ha diretto Il fuoco della vendetta, Out of the Furnace, che a me non era piaciuto tantissimo, però non mi dispiace lui come regista, ci sa fare con la macchina presa, e speravo che con questo Black Mass avrebbe messo in gioco tutta quanta la sua abilità di regista. A incuriosire per l'appunto era la presenza di Johnny Depp nei panni di James White Bulger, perché questo film è la storia vera di questo spietatissimo gangster che è stato uno dei maggiori ricercati dall'FBI fino al 2011, anno in cui è venuta la sua cattura. Quindi la sua parabola criminale durata a metà degli anni 70 fino a pochi anni fa ed è ancora abbastanza attuale come storia. In realtà il film prende ispirazione dal libro scritto da Dick Lehr e Gerald O'Neill, che narra della vera storia di James Bulger, e si intitola in inglese Black Mass, The True Story of an Unholy Alliance Between FBI and the Irish Mob. In sostanza è Black Mass, la vera storia della dissacrante alleanza tra FBI e il gangster irlandese, perché Bulger ha di origini irlandesi. E quindi in molti vogliono vedere il film per via della presenza di Depp, che anche lui negli ultimi anni sta vivendo un periodo particolare per quanto riguarda la sua carriera, perché sembra essere rimasto imbrigliato nel ruolo di quello strano, non riesce più a uscirne. E effettivamente non è che James Bulger qui sembri proprio normalissimo, no? Qui vediamo Depp ricoperto dal make-up, ingrassato, con i capelli radi, insomma appare peculiare a prima vista, però la sua interpretazione è veramente interessante e non risulta la macchietta che tanti avrebbero avuto paura di trovare. E quindi ha fatto bene, io sono molto contento, perché la paura proprio che Depp ci fosse ricascato, e invece no. Certo, il personaggio ha delle sfaccettature non convenzionali, è un personaggio complesso, dominato dalla collera, sicuramente man mano che si va avanti nel film si capisce che lui sta perdendo il senno per vari motivi, però insomma Depp ci ha messo proprio tutto se stesso. Poi secondo me si poteva gestire meglio la sua interpretazione, ma lì stava al regista, perché Cooper secondo me non è riuscito a sfruttare appieno la materia, però il film a me non è dispiaciuto. Ora, in tanti che l'hanno visto
in questi giorni sono venuti sulla mia pagina a chiedere se effettivamente il film mi fosse piaciuto e io ho detto sì, a me non è dispiaciuto, ho anche scritto un post a riguardo e intanto hanno iniziato a dire no, è un film piatto, ma come fai a dire che non è male, i personaggi praticamente sono gestiti in maniera superficialissima. Io sono d'accordo solo in parte con tutto questo, come ho scritto anche nei commenti, è come vedere una nuvola di fumo gigantesca, riesci a diradarla e scopri che è generata da una coscia di pollo. Dici, minchia, tutto fumo per una coscia di pollo. Poi però assaggi la coscia di pollo e pensi, però è buona. E quindi questo è Black Mass, un film che sostanzialmente non è affatto male, ma che soffre di una gestione dei tempi non felicissima e anche di una sceneggiatura che funziona in sostanza, ma che poi è sviluppata in maniera fin troppo dilatata. Vado a spiegare meglio. Allora, Johnny Depp, come ho detto, è stato molto bravo. James Bulger è un personaggio, secondo me, straordinario. Il problema è che è imbrigliato in meccanismi un pochino ripetitivi. Nel senso che vedi lui che si incazza per qualcosa, la persona con cui si è incazzata è lì che si sta facendo i fatti suoi nella scena dopo e viene seccata oppure viene avvertita, eccetera, questo per non so quante volte. Cioè, si segue questo schema per raccontare le vicende relative a Whitey Bulger e questo rende il film non noioso, però sicuramente meno godibile di quanto ci sarebbe aspettati. Molti erano convinti che potesse essere un nemico pubblico numero due. Io nel Best and Worst che ho registrato circa questo film avevo detto che nemico pubblico non mi era piaciuto, che avevo trovato abbastanza lento e noioso. Un sacco di persone si sono indignate, ma come ti permetti? Lo so, siamo d'accordo, è Michael Mann è un regista stratosferico, ma io non so cosa dire, nemico pubblico non l'ho apprezzato tantissimo. Interessante l'idea, l'interpretazione non è male, ma è un film che ha dei tempi che sono veramente troppo lunghi e risulta abbastanza noioso. Poi, per l'amor del cielo, uno può non trovarlo noioso, ma non è che perché è solo di Michael Mann allora è un capolavoro a prescindere. Ben diretto, tutto quello che volete, ma non tra i migliori di Mann. Voglio dire, Mann ha anche diretto Collateral, per dirne uno solo, che vale 20 volte Nemico pubblico. E quindi molti avevano paura che fosse una cosa del genere. Lo si paragonava nel pubblico perché anche quello aveva come protagonista Johnny Depp e era la storia vera di uno dei più grandi gangster che ci siano mai stati nella storia americana, Dillinger. Qui invece si parla anche di tutta un'altra epoca. Secondo me non è un film che soffre di quel tipo di rallentamento dei tempi, ma soffre più che altro di una loro dilatazione, nel senso che tutto quello che vediamo si poteva raccontare in molto meno tempo. Cioè io non mi sono annoiato, perché comunque nonostante il film duri 2 ore belle piene, quello che ho visto mi interessava, però mi sono reso conto che aveva tantissimi fronzoli. Si poteva raccontare la stessa storia in 1 ora e 20, davvero, perché comunque tra le ripetizioni, tra dei rallentamenti per cercare di giustificare il dato comportamento di un personaggio oppure di mostrare un dato background, ecco che tutto quanto si fermava un po'. Ed è anche vero che i personaggi potevano essere sfruttati molto meglio, perché ad esempio abbiamo Benedict Cumberbatch, che qui interpreta il fratello di James Bulger, Billy, che era un senatore degli Stati Uniti d'America, ok? Quindi un personaggio molto importante. Tu ti aspetti che si sviluppi a livello narrativo il rapporto tra loro due, lui senatore, lui gangster. Direi che ci sarebbe stato qualcosina da dire. Invece il rapporto rimane sempre abbastanza galleggiante in superficie. Capisci che due si vogliono molto bene, si rispettano, ma a livello criminale, tra virgolette, non vediamo mai un rapporto spiegato in maniera dettagliata. Cioè capiamo che comunque alla fine questo senatore è il fratello gangster, ma non è che lo va a denunciare o cose del genere. Per cui capite che è tutto lasciato molto superficiale. E poi c'è la storia di un altro personaggio che era legato a Billy e James, che è John Connolly, che è interpretato da Joel Edgerton, che è un attore che abbiamo visto abbastanza sullo schermo negli ultimi anni. Lui ha iniziato interpretando il giovane zio Owen in Star Wars, in episodio 3, lo vediamo brevemente, da lì poi la sua carriera ha preso il volo, ma devo dire che questa è stata una delle sue migliori interpretazioni, perché Connolly è un personaggio veramente interessante, è diciamo uno di quelli che
pensano di sapere quale sia la distinzione tra il bene e il male, ma in realtà non ne hanno idea. È in bilico tra questi due aspetti e cerca di mentire più a se stesso che agli altri. E è un personaggio talmente sgradevole, perché è anche arrogante, è fastidioso, che tu arrivi a sperare che lo becchino, che comunque abbia quello che si merita. E quindi è questo che doveva essere il personaggio. E oltretutto il film si svolge tutto in flashback, perché a fungere da motore della narrazione è l'interrogatorio a dei personaggi che raccontano per l'appunto la storia di Bulger, che nel film si dipana nell'arco di una ventina d'anni, dal 75 al 95, quindi viene spiegato il pieno della sua carriera criminale, e secondo me il personaggio di Bulger è quello meno in superficie, invece è quello, diciamo, che viene scavato leggermente di più. Nel senso che si poteva fare qualcosa di meglio, si poteva raccontare il suo carattere, il perché fosse diventato così, in maniera sicuramente più efficace, però anche in questo modo non mi è dispiaciuto. Tra le altre cose c'è anche Dakota Johnson, reduce dalle 50 sfumature di grigio, dove interpretava la protagonista Anastasia, e io mi incazzo perché qui ha dimostrato di non essere male a recitare. Allora perché in 50 sfumature di grigio era patetica? Perché l'interpretazione era terribile, non era solo il personaggio a essere orripilante, era proprio il tipo di interpretazione che, ovviamente per patetica intendo non lei, cioè non proprio Dakota Johnson, ma la sua interpretazione, era un'interpretazione terrificante, non capisco per quale motivo. Certo, in questo film non è stata sfruttata appieno, perché sembra avere un ruolo molto importante nella prima mezz'ora e poi viene completamente accantonata, non sappiamo che fine faccia, non si parla più di una certa cosa che era molto importante per quanto riguarda il cambiamento nel carattere di Bulger. Questa cosa qui non so per quale motivo non abbiano voluto svilupparla maggiormente. Credo che il film abbia sofferto di alcuni tagli, se non dopo essere stato girato, prima, in fase di sceneggiatura. Credo che abbiano dovuto tagliare delle cose, perché altrimenti sarebbe venuto fuori un film troppo lungo. Il problema è che hanno tolto proprio qualcosa che sarebbe stato molto funzionale al raccontare la storia di questo personaggio, perché vuole essere anche una storia umana, vogliono raccontarti non solo il gangster ma anche l'uomo, e forse invece appasso molto di più il gangster. Diciamo che umanamente di James Whitey Bulger sappiamo solo una determinata cosa, che però poi viene completamente accartocciata e gettata via, e quindi ci rimangono gli interrogativi, il perché e il per come. Cioè sì, c'è una certa cosa che succede, ma come si è evoluta questa certa cosa nella sua testa? Perché alla fine Johnny Depp ha cercato di portare sullo schermo un Bulger non solo spietato, ma quasi completamente senza anima. Vediamo molti momenti in cui lui sembra effettivamente mostrare umanità verso i suoi familiari, verso la persona a cui tiene, e poi questa umanità progressivamente inizia a diradarsi e a disseccarsi totalmente nel suo cuore, finché non diventa una persona pericolosissima. E molti hanno detto che questo ha appiattito la performance di Depp. Io sono d'accordo, Depp avrebbe potuto recitare molto meglio se il personaggio fosse stato gestito con più maestria, e qui la colpa credo sia stata di Cooper, che è anche co-sceneggiatore di questo Black Mass. Forse era un progetto troppo ambizioso, non lo so, sta di fatto che l'avrei visto in mano più a un Ridley Scott, ad esempio. Ridley Scott, che negli ultimi anni sicuramente non sarà più quello di una volta, ma che porca miseria, con una cosa del genere forse sarebbe riuscito a fare qualcosa di buono. Ora, non voglio dire che Cooper abbia rovinato il film, dico solo che per quanto abbia cercato di fare qualcosa di buono, ci è riuscito, perché comunque questo Black Mass a me non è dispiaciuto, ma non ci è riuscito fino in fondo. Cioè, la materia era forse tanta e tale che lui, non avendo poi una grande esperienza, registicamente parlando, perché sì, ha fatto vincere l'Oscar a Jeff Bridges, però alla fine era attivo a due film. Questo Black Mass era una pellicola abbastanza complessa, perché comunque aveva dei personaggi che senza ombra di dubbio si potevano gestire in maniera superiore, perché di base potevi lavorarci proprio in mille modi diversi. Ok, va bene, c'è un libro da rispettare e siamo d'accordo, però io adesso non l'ho letto, ma perché non ho neanche capito se sia uscito
in Italia, mi devo informare, comunque sia, al massimo lo recupero in lingua originale. Sta di fatto che anche se nel libro Bulger non fosse stato sviluppato in questa maniera, lo dico sempre, ciò che funziona sulla carta stampata non per forza funziona anche trasposto sul grande schermo, quindi avrebbero dovuto lavorare un po' di più per raccontare al meglio questo personaggio molto particolare, perché poi non posso dire che non mi sia rimasto impresso, certo che mi è rimasto impresso, ma mi è rimasto impresso come figura cioè proprio spietata, terribile. E io allora mi chiedo, ma c'era la volontà allora di raccontare anche il James Bulger umano? Perché sembrava di sì. Per quindi, se volevano raccontare solo il gangster, allora ci sono anche riusciti, ma se volevano raccontare anche la parte umana del gangster, allora li hanno un po' fallito. E io credo che ci fosse questa volontà, era manifesta, era palpabile nel corso del film, ma poi hai Cumberbatch, cazzo, ma sfruttalo un po' di più, perché Cumberbatch è stato anche bravo, cioè non sarei un bugiardo a dire che non sia stato bravo. Il problema è che poteva fare molto di più conoscendolo. Capisco, il ruolo forse non lo avrebbe permesso, ma anche qui, cazzo, è una storia vera, anche se il rapporto non è descritto nel romanzo, ipotizzo, ma sviluppalo. Cioè, invece è stato sviluppato bene quello con John Connolly, però anche qui, i vari salti temporali a un certo punto iniziavano a non capirsi più, perché inizialmente ti dicevano quanti anni passavano, poi non te lo dicevano più, e sono passati 10 anni senza che te ne sei accorto. Lo capivi forse un pochino dall'invecchiamento dei personaggi, ma neanche poi tanto. Insomma, ci sono tante cose, tanti sottintesi che non sono stati sviluppati come invece si sarebbe potuto fare. E poi, registicamente, il film soffre un po' di semplicismo, nel senso che si potevano dirigere molte scene in maniera decisamente più maestosa, nel senso che io sono un grande fan della semplicità, ma ci sono alcuni momenti che con una data regia potrebbero dare molto di più. E qui, ad esempio, c'è il momento che si vede anche in trailer di Bulger che si sta per fare giustizia verso una persona buttandola giù dalla macchina. Ecco, senza fare spoiler, quella scena si sarebbe potuta dirigere in una maniera completamente diversa che avrebbe dato molto più pathos a tutto quanto. Invece è diretta in maniera un po' molle, in maniera un po' stanca. Tutto il film è diretto in questo modo. Una regia rispettabile, però che non va oltre il minimo sindacale. Non ho visto inquadrature che mi hanno particolarmente colpito, che mi hanno fatto pensare wow, capite? Essendo un gangster movie, si potevano citare i gangster movie precedenti a questo, quelli che ha fatto la storia del cinema, ma relativi a qualunque epoca, dal Padrino a Scarface, a un sacco di altri film, anche film polizieschi, non lo so, si poteva fare un sacco di cose, non so, questo film poteva anche essere letto in chiave noir volendo, quindi si poteva cercare di dare questa atmosfera, ci sarebbe stato perfettamente, anche per, diciamo, un po' anche l'ambientazione, certo gli anni 70, il noir ha un'ambientazione decisamente precedente, però secondo me la violenza anche, che permea tutta quanta la storia, si prestava tantissimo per anche una cattiveria in più, perché la cattiveria c'è anche una discreta violenza visiva, però rimane una violenza, come posso dire, statica, nel senso che vedi il personaggio che viene ucciso, il sangue che sprizza sui finestrini e via, parlo di un personaggio generico, non di un personaggio in particolare, no? Proprio il personaggio di turno viene ammazzato, fine. Si poteva marciare molto di più su questa atmosfera violenta, anche la fotografia non è male, è una fotografia interessante che comunque fa certamente atmosfera, però ti viene da pensare poteva essere di più. Detto questo però, perché poi sembra che ne ho parlato male, basta, no. Detto questo, è vero, il film poteva essere qualcosa di più sfruttato, di più bello, quello che volete, però non è neanche il film deludente di cui ho sentito parlare. Secondo me un film deludente o un film che è niente di che, diciamo che i film così sono altri, nel senso che sì, ho detto che la regia non è poi questo granché, però visto tutto insieme, la regia, la sceneggiatura, l'interpretazione eccetera, ne risulta un film che comunque non è male. È un film che io consiglio di andare a vedere, oltretutto in questi giorni ci sono i Cinema Days, quindi si pagano solo 3 euro i film al cinema, per cui approfittatene e andate a vederlo. Io ho visto molte persone uscire dalla sala
molto soddisfatte, ma posso capire perché, perché comunque io mi sono alzato e non ho pensato wow, ma che palle di film, ho solo pensato questo avrei preferito vederlo fatto così, quest'altro avrei preferito vederlo fatto così, eccetera, però nel complesso un film che risulta anche abbastanza avvincente, ed è per questo che parlavo della coscia di pollo. Sembrava dovesse essere un film maestoso, uno dei migliori gangster movie della storia, che poi nessuno l'ha mai promosso in questa maniera o lo ha mai fatto passare per questo. No, chissà perché, vuoi per la presenza di Depp, vuoi per il tipo di storia, vuoi che ci fosse anche Cumberbatch, la gente si era fatta incastellinare, a me compreso. Però alla fine sembrava dovesse essere appunto qualcosa di grandioso, e che cosa ci troviamo tra le mani? Un film perfettamente godibile, che soffre tanti difetti, ma che comunque risulta gustoso. La coscia di pollo di cui parlavo prima. Ha fatto tanto fumo, ha creato tanta aspettativa, però poi, anche se non era tutto quello che si aspettava, lasagne, pensi, però dai, almeno è venuta fuori bene. E questo è quanto. Un film che poteva essere sfruttato maggiormente e che invece è rimasto qualcosa di sicuramente minore, ma comunque interessante. La colonna sonora a me è piaciuta moltissimo, tiene la tensione in molti momenti, ci sono stati molti punti del film in cui veramente temevo per la vita di alcuni personaggi. C'è stato un momento in particolare che nel vederlo mi sentivo tesissimo, perché lì è merito anche di Depp, che comunque riesce sempre a mantenere questa sorta di contegno che però non sai se durerà. E questa è la bellezza del personaggio di Bulger, che comunque è un personaggio di cui ci viene mostrato principalmente un lato, quello rabbioso, quello cattivo e spietato. Noi avrei voluto sapere perché esattamente lui è così spietato, perché uno può dire è successa una certa cosa, sì, ma era spietato anche prima di quella certa cosa. E poi ti stupisci nel vedere che molte persone lo stimano e rispettano nel quartiere, no? Quindi è classico gangster che comunque per il suo quartiere cerca di proteggere le persone che gli stanno a cuore, i cittadini che comunque non sono gangster, eccetera, e quindi in un certo senso è ben voluto nel quartiere di Sauti, nel quartiere sud della città. E in questo caso, cioè, è anche quella persona interessante, ma avrei voluto che magari gli dessero più spazio. Poi ci sono dei momenti in cui lo vedi fare delle cose per cui pensi questo è completamente bollito, è andato davvero fuori di testa. Credo di aver capito perché molti non hanno apprezzato appieno Depp, perché per l'appunto, come ho detto, Depp mostra questo lato di Bulger, del contegno che è sempre lì per perdersi, però di fatto oltre a quello sembra non andare. E ripeto, qui non è colpa di Depp, ma è colpa di come è stato scritto il personaggio e di come Depp è stato diretto, perché lui, per quello che ha potuto fare, cioè per quello che poteva fare con questa sceneggiatura, ha fatto bene. Cioè il problema non è tanto, perché non è che Depp poteva dire va bene, ok, adesso mi metto a esplorare un altro del personaggio. Lui doveva seguire quello che stava scritto, e per quello che doveva fare, per quello che poteva fare, è stato straordinario. Non una delle sue migliori interpretazioni, per l'amor del cielo, ma sicuramente superiore a quello che mi sarei aspettato. Quindi è un film a cui io do un 7,5, perché comunque tutto sommato ha delle ottime idee, secondo me, non è affatto male in molte trovate che ci sono state, e per l'appunto i difetti li ho detti quali sono, per cui non perdetevelo, non ascoltate le persone che dicono no, non andare a vederlo fa schifo, pensiamo con la nostra testa, guardiamo le cose e poi ci facciamo la nostra idea. Tanto ripeto, in questi giorni lo si può vedere a un prezzo irrisorio, per cui tanto delusi al punto di dire no, io non ci voglio, i miei soldi ho buttati via, no, io non sono rimasto deluso in questa maniera, assolutamente. Per cui ripeto, andate a vederlo, fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate, quello che avete, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, e se non siete d'accordo perché non siete d'accordo. Quindi questo è quello che pensavo in generale su Black Mass. Adesso vorrei dire cosa ne penso nello specifico, per cui vi abbraccio, grazie per avermi seguito fin qui, io spero tutto troppo, noi ci vediamo al prossimo movie blog, se non avete ancora visto i film, se invece l'avete già visto, scusatemi, in carto, e volete sapere la mia opinione specifica, vi spero da 3, 2, 1. Allora, cosa che mi ha colpito di questo Black Mass? Passiamo subito alla scena di cui avevo parlato prima, quella che mi aveva veramente lasciato una tensione incredibile. Quando Connolly ormai si è accorto che Bulger non riesce a avere una relazione normale con le persone e va a mangiare a casa sua, e la moglie dello stesso Connolly non vuole più avere a che fare con quel gangster e si barica in camera sua, lo stesso Bulger va
nella stanza la donna bussa, lei apre e dice no, non mi sento tanto bene. Lui fa un discorso inquietantissimo in cui la minaccia velatamente toccandole la faccia, io ho pensato adesso qua la stupra e mi sono preso malissimo. Poi invece non succede, ma tutta quella scena è costruita con una tensione particolare e lì sì che Cooper è riuscito a mettere in gioco una regia degna di nota, nel senso che vediamo proprio le inquadrature strette su due personaggi che dialogano in campo e contro campo con la musica che cresce. Tu pensi questa è una buona intenzione, poi invece alla fine voleva solo spaventarla, la carezza, dice la carezza con la scusa per se, di sentire se è caldo o no, ma in realtà è una scena che ha una carica erotica molto forte, ma malata, perché lei comunque è terrorizzata da quest'uomo e lui sembra avere brutte intenzioni, quindi sembra proprio essere anche eccitato nella paura che incute in questa donna, che è una cosa terribile, quindi è una carica erotica che più malata non si può. E poi tutto si smonta all'improvviso con lui che dice va bene, torno di là, comunque John è un uomo fortunato, nel senso che la trova una bella donna, quindi io ho tirato un sospiro e gli ho detto meno male, porca miseria. E negli altri momenti invece la regia, l'ho detto, è apprezzabile, ma non è poi così degna di nota, ecco, mettiamola così. Niente di particolarmente scabroso, anzi, ho trovato diretto in maniera, se non eccezionale, comunque nemmeno scabrosa, ecco, mettiamola così. E un altro momento che mi ha colpito è quando alla fine mostrano i vari personaggi con la classica didascalia da biopic che spiega cosa è successo alla fine per ciascuno. Ecco, vediamo che John Connery è stato condannato, se non sbaglio, a 40 anni di galera, ma che non ha mai fatto, non ha mai voluto accusare pubblicamente Bulger, perché comunque lui ha parlato per tutto il film di lealtà, di fedeltà, eccetera, e pac, ecco che alla fine è stato fedele a Whitey, non lo ha tradito. Perché comunque lui ha collaborato con lui, cioè Connery è quello che dice che sta combattendo il male, quello veramente cattivo, e per farlo deve servirsi del male minore, che è Bulger, ma alla fine distruggono gli Angiulo e la mafia italiana, ma Bulger diventa un gangster ancora più pericoloso di quelli che c'erano prima di lui, per cui in realtà a un certo punto Connolly si giustifica, ma sa perfettamente di quello che ha combinato, sa di essere un corrotto e un colluso, e io per questo avrei preferito che avessero messo al centro d'attenzione anche Billy Bulger, il senatore, e vedere un po' quali erano i traffici, quali erano i compromessi che aveva accettato di sottostare pur di proteggere il fratello in un certo senso. Lui poi si è dimesso, è diventato rettore universitario e è stato poi costretto a dimettersi anche lì perché aveva tenuto contatti con il fratello latitante senza avvisare le autorità. Quindi alla fine lui lo spalleggiava, era suo fratello e non gli importava di quello che faceva, sarebbe sempre rimasto suo fratello. Poi si vede una cosa particolare, nel senso che Bulger ha sì questo lato spietato, ma ha anche un figlio e una moglie. Il figlio lui lo ama sopra ogni cosa, ma gli impartisce un insegnamento discutibile, no? C'è la scena che c'è anche nel trailer di lui che dice tu non sei stato punito a scuola perché hai dato un pugno al tuo compagno, ma perché hai dato un pugno al tuo compagno quando ti vedevano. Se non ti vedono non esiste, che è un insegnamento terrificante da impartire a un bambino. È ovvio che avrebbe poi cresciuto secondo i suoi principi e sarebbe diventato un gangster anche lui. È abbastanza logica questa cosa, non fosse che il bambino invece muore per un problema, una malattia che contrae all'improvviso, che avevano scambiato per febbre e alla fine viene fuori che non era febbre ma era il morbo, non mi ricordo, dice il nome, il morbo che lo porta alla morte. E lì vediamo lui che litiga con la moglie, e da quel momento la moglie non se ne parla più di lei. E lì Dakota Johnson ha il suo momento in cui da persona molto sottomessa a marito diventa all'improvviso stufa di tutto quello che sta passando, dice voglio staccare la spina da suo figlio perché non voglio vederlo così. Lui si incazza e da lì vediamo che si rompe qualcosa dentro lui, diventa ancora più pazzo di prima. Ed è per quello che quando la moglie di Connolly, in quella scena che dicevo prima, gli dice che ha la febbre, lui inizia a carezzare e dice no, guarda che non puoi trascurare queste cose, io so bene che queste cose se le trascuri possono portare a conseguenze orribili. Parlando del figlio, lì capisci che quello che è successo al figlio l'ha mandato fuori di testa. Poi quando morirà la madre, quella molto affezionato, perde completamente il senno e la sua spietatezza si acuisce in maniera esagerata. La scena di lui che prende il tizio, lo sbatte fuori la macchina e gli spara
lì davanti a tutti, e ti fa capire quanto lui ormai non ci sia veramente più, anche se, ripeto, avrebbe potuto essere diretto in maniera di gran lunga migliore, però tant'è. E poi mi è piaciuto l'inizio in cui ti spiegano un po' l'ascesa di lui e dei suoi collaboratori, del fatto che lui inizia a collaborare con l'FBI, eccetera, e anche del fatto che lui non si considera un infame, perché lui collabora con l'FBI, fa l'informatore dell'FBI, ma non perché vuole, per appunto, tradire i suoi compagni. No, lui tradisce i suoi nemici, quindi utilizza l'FBI per combattere le proprie battaglie. E poi c'è a un certo punto anche Corey Stoll, che è l'agente dell'FBI, quello che capisce che c'è qualcosa che non va, che l'FBI ha coperto da troppo Bulger, e inizia a indagare su John Connolly. Un ruolo abbastanza risicato. Corey Stoll è il Peter Russo di House of Cards e il calabrone in Ant-Man, dove però non è, cioè, non è un personaggio poi così sfaccettato, anzi è abbastanza messo lì, come purtroppo succede spesso ai villain Marvel. Qui ha recitato abbastanza bene per lo poco che ha fatto, ma è un personaggio fondamentale, perché è quello poi che farà crollare inesorabilmente tutto quello che l'FBI e Bulger avevano costruito. La storia ha fatto molto scalpore a livello pubblico all'epoca, perché comunque si parlava di un gangster spietatissimo che collaborava con l'FBI, il quale lo ha coperto per anni in virtù del fatto che dava informazioni importanti, che poi in realtà si sono scoperte non essere così importanti, perché per la maggior parte erano dei copia e incolla di cose che sapevano altri informatori settimane prima. Ma soprattutto aveva il fratello senatore che lo ha sempre in un certo senso spalleggiato. Alla fine, comunque, se non si è mai capito se ci collaborasse, se traesse beneficio dalla condizione gangster del fratello, oppure se semplicemente la sua colpa fosse quella di non denunciare quello che faceva le autorità, perché anche questo non si è capito. È per questo che dicevo che avrei preferito un maggiore utilizzo per l'appunto Cumberbatch, però vabbè, tant'è. Quindi è un film complesso che comunque mi ha colpito. Fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate, guardate, se non siete d'accordo, se non siete d'accordo, perché non siete d'accordo. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto nello specifico, contrassegnando il vostro commento con la dicitura spoiler, se per l'appunto ne fate. Quindi io ancora vi abbraccio tantissimo, spero di non troppo, noi ci vediamo al prossimo movie vlog.